Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti dal sito Maquilaela. Ho fatto quest'ordine perché dovevo acquistare assolutamente delle cose e quindi ho fatto un ordine. Allora, cosa ho preso? Prima di tutto ho fatto quest'ordine perché volevo i pennelli della Essence, quelli in edizione limitata per quanto riguarda la Disney. Ma purtroppo, ahimè, quando ho fatto l'ordine, nel senso quando ho messo il cash nella scheda, quindi i soldi nella scheda, i pennelli sono diminuiti. Quindi invece di prendere tutti i pennelli, ne ho potuto diciamo prendere soltanto due. Ma ho fatto un ordine su Amazon perché la mia migliore amica li ha scovati su Amazon e quindi li ho presi tutte la rimanenza. Allora, gli unici due pennelli che ho preso sono questi. Sono messi in queste custodie così cilindriche. E ho preso Pocahontas, che è un flat contouring brush. E sarebbe... aspettate che tolgo questo. E sarebbe questo. Un flat contouring, sarebbe questo qua. È un pennello molto molto morbido, mi piace tantissimo anche il packaging della confezione. Qui c'è tutta la scritta, scusate, ho messo al contrario, la scritta Pocahontas e poi c'è la sagoma di Pocahontas che sarebbe qui. E poi dietro c'è scritto Disney. Mi piace tantissimo sia il packaging del pennello sia per quanto riguarda le setole, ma sapete tutti che Essence fa dei pennelli veramente fantastici e mi piacciono tantissimo. Per i prezzi poi ve li scriverò sotto perché, vabbè, qui c'è il pennello piatto da contorno, 4,12 euro, l'ho pagato. E poi ho preso l'altro per quanto riguarda invece la parte degli occhi, ho preso Tiana ed è uno smoothing brush, un pennello piccolo di applicazione, ed è questo qui, vedete questo piccolino piccolino piccolino. Il packaging è uguale per quanto riguarda la principessa e questa è Tiana, infatti c'è proprio la sagoma della principessa Tiana. Ed è molto molto bello, veramente, sono bellissimi, peccato che non li avevo presi tutti, ci sono rimasta veramente malissimo. Poi invece lei scovando, perché lei è una ricercatrice di tutto quello che poteva capitare, e me li ha trovati. Il pennello di Tiana invece è costato 2,47 euro. Poi mi hanno regalato le Haribo che andranno a mio figlio, mi hanno messo poi un campioncino, questo qui della Garnier Bio, una crema idratante. Poi mi hanno messo un'altra crema idratante, credo di sì, questa qui. Poi ho preso delle cosucce e qui Gatta ci cova. E qui Giulia Cova ha toccato i miei punti deboli. Tramite i suoi video, scusate, tramite i suoi video io scovo di tutto e di più. Sistema un po' i capelli. Di tutto e di più. Lei ha consigliato tantissimo questi prodotti e io l'ho voluti prendere ovviamente. Ho preso Dicatrice l'HD Active Performance, che sarebbe un freezing spray, sarebbe uno spray fissante per quanto riguarda il trucco, ed è fissante, protettivo e idratante, quindi ottimo. Ha 50 ml di prodotto con una scadenza di 6 mesi e questo qui, questo proprio questo, io l'ho preso a 5,69 euro. Io devo dire che Catrice sta lievitando leggermente i prezzi, perché è abbastanza. Comunque ve lo faccio vedere da vicino, che sarebbe questo, e ovviamente lo devo provare e poi vi farò sapere. Lei dice che come spruzza diciamo è ottimo, come spruzzino è ottimo. Spruzzino come spray, diciamo,
La nebulizzazione dello spray è ottima e quindi lo volevo provare. Poi ha consigliato anche questo, che è quello di Catrice, ed è un primer che ha 10 funzioni, come c'è scritto qui nella confezione, e lei dice che si è trovata proprio in tutte e 10 le funzioni, che sarebbe un primer, idratante, anti-pollution, minimizza i pori, per le altre imperfezioni, io so parlare poco l'italiano, pensa pensa l'inglese. Però dice che lei le ha trovate tutte e 10 queste caratteristiche, e ovviamente è ottimo per una pelle un po' matura, non per le ragazzine di 15-16 anni. Quindi per me è adatta, che io ne ho quasi 20. E quindi ho preso questo del primer della Catrice. Ah, lo spray era 4,70 euro, scusate, questo il primer era 5,69 euro. Allora, ho sbagliato i prezzi, perché il primer, questo qui fissante, è 4,70 euro. Invece il primer, questo 10 in 1, è 5,69 euro. Avevo sbagliato. Una cosa invece della Revolution Pro, che sarebbe questa, è una cipria in polvere libera, e questa è costata 7,43 euro. Di questa è una losing setting powder. Alcuni si sono trovati male, alcuni invece bene. Questa è una cipria fissante, ovviamente, ed è dovrebbe essere trasparente, perché c'era anche la colorazione. Non ho nemmeno. Sì, infatti è quella trasparente, perché è quella translucent. Non so se si legge qua, translucent. E io preferisco, diciamo, questo tipo di cipria. Non mi piace che sia colorata, perché mi ci trovo meglio. Il packaging è questo, così specchiato. E poi si apre e ha uno specchio, e poi qui ha la R. Non so se si vede qui la R. Per quanto riguarda, dovete togliere la pellicola di sopra e poi utilizzarla. Mi piace molto perché ha il packaging, nel senso che vi viene anche meglio quando appoggiate il pennello, perché ha questa rientranza. Non so se si vede, vedete il mio dito? Ha questa rientranza che quando, diciamo, svuotate la cipria nel contenitore, vi viene anche meglio roteare per quanto riguarda il pennello e applicarlo sul viso. L'unica cosa è che lo specchio si sporcherà in 1, 2, 3. Proverò ovviamente questa cipria e vi farò sapere anche di questa se mi piace o non mi piace. Non so se vi ho detto il prezzo della cipria, io mi sento una rimbambita, ma comunque 7,43 euro. Adesso andiamo a delle palettine che dovevo prendere assolutamente. Sono costate tutte 9,91 euro ognuna. Ovviamente c'era anche uno sconto. E se avete visto i video precedenti, sapete che un bel po' di tempo fa avevo preso quella dorata. Ultimamente avevo preso quella rossa. Ovviamente dovevo prendere le altre tre rimanenze, perché vi farò dei video per quanto riguarda il Natale. È il Capodanno, quindi vi farò dei video glitterosissimi, e quindi mi servivano queste tre palettine bellissime, stupende, wow, sono queste, e vi faccio vedere quale ho preso. Ho preso questa qui rosa, che si chiama Abracadabra. Il packaging è sempre glitterato. Molto molto bello, veramente una cosa fantastica. Anche la parte dietro è così. E poi ha uno specchio, come vi ho fatto vedere negli altri video, e questi sono i colori. Sono veramente dei bellissimi colori. Quando gli sbatte la luce, gli arriva il riflesso della luce, sono veramente veramente fantastici. Ovviamente vedrete gli swatch mano a mano che ve li faccio vedere, perché sennò mi sporco e ciaone. Poi l'altra che vi faccio vedere, per ultima vi faccio vedere la mia preferita, perché ovviamente anch'io ho una preferita. Vi faccio vedere questa grigia, che si chiama Illusion, ed è sempre la stessa, con il packaging tutto glitterato.
Non è ruvido proprio, tipo che perde glitter, però è molto bella al tatto, sinceramente mi piace. E la palettina è questa. Sono questi tutti i colori che ha. Ed è molto molto bella. E adesso vi faccio vedere la mia preferita, che è quella nera. Se riesco a posarli, ovviamente. Vi faccio vedere l'ultima, che è la mia preferita, ed è questa, e si chiama Diva. Questa è bellissima, ha dei colori molto molto particolari ed è fantastica. Cioè, guardate questo qua, questo è il mio preferito. Guardate che riflessi, cioè ha dei riflessi particolarissimi ed è stupenda, veramente stupenda, non vedo l'ora di utilizzarla. Ovviamente, come vi ho detto, troverete i video, perché spero di farne abbastanza. E niente, non c'è niente più. Ho finito qui per quanto riguarda Maki Laila. Ovviamente aspettatevi un altro video per quanto riguarda Amazon, perché gli altri pennelli delle principesse li ho presi lì su Amazon, e quindi sto aspettando, sto fremendo, sto impazzendo, perché non vedo l'ora di avere tutto il mio set di pennelli per quanto riguarda la Essence. Niente, che dirvi ragazze, spero che il mio video vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti, se vi piacciono o non vi piacciono, se l'avreste acquistato o non l'avreste acquistato, che te ne fai dei glitter, a me piacciono i glitter, a te non piacciono i glitter. Comunque, scrivete un messaggio, qualsiasi cosa scrivete, basta che sia un messaggio positivo, ovviamente. Che dirvi di più, vi mando un grossissimo bacio, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!